Quando ho preparato il Colors for Pepper, mi dicono che devo stare qua, avevo scritto come creare un movimento e moltiplicarlo per 4 volte in un anno. Per mia fortuna l'ho aumentato di 5, perché nel frattempo si sono aggregate altre persone. Vi parlerò di come far nascere. Mostrandovi un filmato che probabilmente il 90% di voi già ha visto, di qualità bassissima, ci parlerò sopra. Questo filmato è tratto da un TED Talk del 2010 di questo signore, Derek Sivers. Io parlerò sopra quello che dirà lui. Il filmato, vi dico, è di qualità pessima, perché è proprio pessima la qualità dell'originale. Sperando che parta. Allora, come nasce un movimento? Questo qua è tratto da un video vero, tratto dal Tribeca Festival, e ci sta un grullo, un picchiatello, che inizia a muoversi in modo strambo. In realtà non è ancora nato un movimento, c'è solo uno che fa movimenti assolutamente privi di senso, ma ecco che si aggiunge un altro. Un altro segue facendo gli stessi movimenti o cercando di imitarlo, ed è quello che è il punto di ingresso al movimento, cioè ci sta il secondo, non è il primo che ha fatto il movimento strano, ma è il secondo che si aggrega facendo delle cose simili a quello che fa il primo. E fino a qui non è ancora un movimento, sono due picchiatelli che danzano. Ma a un certo punto c'è qualcuno che si alza e si aggiunge, prima o poi verrà. Il secondo lo imita in modo abbastanza scomposto, ma ecco il terzo. Il terzo si aggrega e inizia a ballare insieme ai primi due. In realtà il terzo non sta seguendo il primo, sta seguendo il secondo che si è aggregato, quindi lui sta seguendo quello che fa il secondo e si divertono in tre. Il movimento è nato, sta nascendo. A un certo punto inizia la gente, si esce fuori dall'area di comfort e dice: ma questi stanno facendo una cosa divertente, aggrediamoci. E si aggregano. Qui c'è il tipping point, cioè c'è il punto di svolta, e a un certo punto da un grullo, due grulli, tre grulli, tutti quanti iniziano a seguire e si aggregano sempre più velocemente. E qui è nato il movimento, ok? Quindi la gente si identifica con questa massa che fa movimenti assolutamente inconsulti sulla base della musica che si sente in lontananza. E si diverte insieme agli altri. Il movimento è nato. Il movimento non nasce dal primo picchiatello, ma nasce dal secondo, dal terzo che si aggrega al primo picchiatello, allo scemo del villaggio, quello che fa una cosa stupida, apparentemente stupida. E qui mano a mano si aggregano tutte quante le situazioni. Il talk è su YouTube, su TED Talk, e ovviamente Derek Sivers lo dice molto meglio di quanto ve lo sto dicendo io. Ma è una cosa bellissima, anche vedete quanta gente si aggrega su una cosa assolutamente priva di senso, ok? E si aggregano sempre di più. A questo punto il leader si può anche togliere, cioè il primo che inizia il movimento, perché tanto gli altri seguono gli altri. Quindi i primi che c'erano si possono anche allontanare e il movimento si continua a mantenere fino a quando ci sta la musica di sottofondo. È quasi finito, siamo quasi qua. Però vedete, questo è un effetto fantastico di aggregazione. Bene, se no continuiamo a ballare insieme a queste persone. Nel 2014, tantissimi anni fa per me, ho fondato questo mio meetup, che adesso si chiama Jai Talks, allora si chiamava Scrum Roma, insieme a un mio amico Andrea Di Pinto, che avevamo fatto lo Scrum Master Class, quindi eravamo certificati Scrum Master, e come quelli che iniziano a fare una nuova cosa, abbiamo detto: ma diffondiamo il verbo dello Scrum a Roma, cioè facciamo conoscere Scrum a Roma, no? Quello che fa il corso di falegnameria si pensa di essere falegname. Questo era il logo fino a qualche tempo fa. Noi ci organizziamo i primi riunioni usando la piattaforma Meetup. Ha preso un bar all'Euro, non lo dico per non fare pubblicità, ma era in questa situazione, cioè stavamo in tavolini e i primi meetup raccoglievano 3-4 persone, quindi diciamo la partenza non è stata particolarmente eccitante. Se non che i casi della vita ci portano a cambiare spesso, lui ha cambiato lavoro, io mi sono spostato a Londra e quindi diciamo la nostra avventura si termina ufficialmente, la prima parte dell'avventura termina a febbraio del 2015, con me a Londra e lui che ha cambiato lavoro.
Mi ricordo che mi telefonò, l'ultima sua riunione la fece lui, l'ultima meetup, mi telefonò dicendo: guarda, è stata una catastrofe, erano 20 iscritti, se ne sono presentati 4, io ho preparato un sacco di materiale per 20 persone, 4 sole, io mi fermo qui. Però è stato un mecenate di meetup.com, perché ha continuato a pagare la quota di iscrizione per, fino a settembre del 2016. Che cosa è successo? Cioè, quando uno vede questo messaggio, no? Questo è, l'ho preso da uno reale. Ci auguriamo buone feste questo a luglio, non hanno più ripreso, non è il mio gruppo. Quello che succede è che tendenzialmente quando uno si ferma con meetup va incontro a un miserabile fallimento, cioè un riconoscimento che non funziona il gruppo, la community non funziona. Se googlate "mi sento fortunato, miserabile fallimento", compare questa scritta, mai più nessun miserabile fallimento, perché hanno messo su Google, hanno messo dei filtri a causa del miserabile fallimento del 2007, con tanto di errore di italiano. Quello che è successo, e questo qua sono le statistiche, ho coperto l'ultima parte, poi ve la faccio vedere. Quello che è successo in questo periodo, qui c'è stato un primo picco, e poi quando abbiamo smesso di fare meetup, praticamente non ci sono stati nessun nuovo iscritto, cioè siamo stati piatti fino a settembre dell'anno scorso. Io nel frattempo mi ero trasferito a Londra, qualche collega in istanza sta a Londra, e a Londra sono venuto in contatto con questo, cioè meetup.com a Londra crea una quantità impressionante di community su tutti gli argomenti dello scibile umano e non solo, e alla fine c'è la possibilità di andare ogni giorno, selezionare un meetup o più meetup al giorno tendenzialmente. Per qualsiasi argomento, io sono diciamo, interessato all'agile e al digitale, che vi interessa, su qualsiasi argomento del mondo. Quelli del mondo agile, in cui sono appassionato, hanno questa caratteristica tipicamente a Londra, c'è una disponibilità di una sala come questa, quindi c'è qualcuno che offre ospitalità, magari anche sale molto unconventional. C'è la birra, sempre, e c'è la pizza. Quindi questo qua è un pattern che si ripete sempre, costantemente, nelle community meetup agile a Londra. Sono convinto che ci sta un 10-20% di persone che vanno solo per prendere la birra e mangiare la pizza a fine giornata, visto il costo della vita a Londra. E questo è offerto, ovviamente. Sono diventato un meetup addict, nel senso che insieme a un altro gruppo di persone siamo in modo compulsivo a frequentare tutti i possibili meetup nel mondo agile, non solo di DevOps, sviluppo, machine learning e quant'altro. Mi è stato detto, ma non so se sia vero, quindi io ve lo riferisco così come l'ho recepito, che i knowledge worker, e noi qui dentro siamo tutti knowledge worker, lavoriamo sulla conoscenza, dovrebbero investire almeno 2 o 3 ore a settimana, per un totale di 8-10 ore al mese, sull'accrescimento delle proprie competenze professionali, cioè sull'imparare, sul learning. Questo non avviene, molte volte non avviene, le aziende hanno ristrettezze per pagare i training formali, molte volte il training formale non hai l'opt-in, cioè tu lo devi fare perché qualcuno te lo impone. Mentre il meetup, le community, è un opt-in, cioè se ci vuoi andare ci vai, se non ti interessa l'argomento non ci vai. Non so se sia vero, però penso a lume di naso che 10 ore di apprendimento gratuito, aggiungo, al mese, con pizza e birra, facilita molto la crescita professionale. Anche la crescita della circonferenza. Anche la crescita, mi sono espanso. Nel settembre 2016 ho fatto il picchiatello, ho detto stavo a Londra, rifacciamo partire la community Scrum Roma sulla base della mia esperienza londinese. Cioè portiamo questo messaggio, questi messaggi che ho preso a Londra e portiamoli a Roma. Proviamo a vedere che cosa succede. È un esperimento e mi ero posto come un time box 6 mesi di tempo, perché 6 mesi era quanto dovevo pagare meetup.com per decidere se ripagarlo per tenere sulla community. E quindi a settembre dell'anno scorso ho detto partiamo, ripartiamo, erano 70 iscritti allora. Sono stato molto fortunato perché alla CLSX dell'anno scorso ho avuto modo di conoscere fisicamente Enzo,
che mi ha offerto l'ospitalità in Cold Motion qui, che sta qui al centro di Roma, che è bellissimo, ben connesso, fantastico, raggiungibile dappertutto, perché Roma ha grossi problemi di mobilità. Mi ha offerto le sale, mi hanno offerto, non solo Renzo, mi hanno offerto la sala, mi hanno offerto la birra, e non mi hanno offerto la pizza, ahimè, ma mi hanno offerto i taralli. Quindi l'elemento cibo, e quello aggregante, qualcuno l'ha sollevato prima, ci stava, non è la pizza, però ci stiamo marciando verso il tarallo, verso il cibo comunque. Mi ha spinto Enzo a pushare molto sul social, cosa che non avevo fatto perché, diciamo, tendenzialmente penso che sia importante conoscersi fisicamente piuttosto che stare sui social, ma questo è un bias mio personale. E ho imparato e ho portato degli apprendimenti avuti a Londra, li ho cercati di portare qui a Roma. La prima lezione che ho imparato a Londra è che ci deve essere continuità, cioè deve essere cadenzato, le riunioni devono essere costanti. Uno degli effetti di meetup è quando tu apri il gruppo e ti dice: non ci sono meetup in programma, puoi suggerirne uno, ma in genere quello che percepisci da questa cosa è che quel gruppo è un deserto, non c'è niente, è morto, ok? Quindi la continuità significa per me avere sempre il prossimo meetup annunciato quando finisce il primo, quando finisce quello corrente. La seconda, da grandi problemi nascono grandi opportunità. Per problemi di sicurezza sono stato forzato a usare anche Eventbrite per rilasciare i biglietti gratuiti all'ingresso di questo edificio. Quindi qui ho una situazione in cui ho un meetup con la mia community, Eventbrite per l'emissione dei ticket per entrare nell'edificio, e c'è veramente un clash of clans, perché le due piattaforme nascono con due scopi differenti. Meetup è un aggregatore di community. Chi non conosce meetup.com è un aggregatore nato dopo gli eventi di settembre del 2011 a New York, per ritrovare le persone, no, 2001, scusa, no, no, 2001, ti ho seguito Alfredo, no. Era 2001, per ritrovare le persone disperse dopo il crollo delle torri, quindi era quello là. Quindi è una piattaforma di aggregazione di community. Eventbrite è un emettitore di ticket, di biglietti, quindi serve per comprare biglietti per eventi, anche gratuiti. Quello che succede quando uno ha due piattaforme, questo l'ho preso da internet, c'è cioè duplicazione dei dati, c'è cioè ridondanza, incoerenza, ci stanno formati diversi dei dati, ok? Questo è informatica base. Quello che succede è che, questo l'ho preso, diciamo, dalla mia piattaforma, che ci stanno 41 persone che partecipano su Meetup e 58 su Eventbrite, ok? Perché sono due piattaforme distinte in cui pubblico lo stesso evento. Io l'ho messo, per favore segnatevi anche su Eventbrite, altrimenti qui dentro non entrate. Dall'altra parte ho messo: per favore segnatevi anche su meetup.com, perché la community sta dall'altra parte. Il primo ha un rafforzativo di sicurezza forte, non entri. Il secondo è: per favore vieni dall'altra parte, perché la community vive di là. Il problema di questo è che c'è un sacco di gente pigra, cioè fondamentalmente non fanno un click neanche a sparargli, neanche se li prendi, guarda, fai click dall'altra parte. Se non hai il biglietto Eventbrite non entri, se non hai il biglietto, diciamo, la presenza su meetup.com, non me ne importa niente, entri lo stesso. Ci sono problemi, e su questo non ho alcuna opportunità o alcuna soluzione. Il no show: 50 iscritti se ne presentano in 20, 100 iscritti se ne presentano in 40, ok? Il no show è un problema non solo qui, pensavo che fosse maleducazione qui tipica o menefreghismo italiano, è tipicamente un problema anche dall'altra parte del canale, anche a Londra i no show sono tanti. Ci sta un gruppo di meetup che ha messo, guarda, cioè lo butta sulla preghiera, è gratuito, ma qualcuno sta pagando. In fisica non esiste il gratuito, c'è sempre qualcuno che sta pagando per te, ok? Nella fisica classica. Quindi il tempo che noi ci investiamo è priceless, perché noi ti stiamo donando qualche cosa per farti crescere.
Questo loro l'hanno buttato sul, diciamo, sulla preghiera. Io, diciamo, sono un po' meno interessato alla preghiera. Qualcuno ha fatto anche degli enforcement, diciamo, ti butto fuori dopo due volte che non vieni. Non funziona perché la gente è pigra, cioè non gliene frega niente, è gratuito, non si tolgono neanche ad ammazzarsi. Io mando un'email due giorni prima dell'evento pregando: se avete, cioè, avete ripensato e non venite, per favore fate click e vi togliete. È un attimo, la gente è pigra oppure semplicemente è maleducata, cioè non gliene frega niente, ok? L'altra cosa, le sessioni di meetup del mio gruppo, come spesso accade, come accadeva a Londra, si fanno la sera, quindi verso le 6:30, 7:00. E sentire uno spiegone, come lo chiamo io, cioè la presentazione, alle 7:00 ammazza tutti. Quindi la decisione che ho preso, e ci sono arrivato dopo qualche mese, è di non usare slide e eventualmente usarne poche, ok? Perché l'effetto delle slide della sera è questo. Cioè, se io qua vi spalmo alle 7 e faccio questa presentazione di sera, voi alla fine della mia presentazione state in queste condizioni. È pallosissimo, no? L'altro, non usando le slide, devi cambiare approccio. E uno dei gruppi di meetup più interessanti a cui ho avuto modo di partecipare è quello che usano proprio sistematicamente un approccio esperienziale attivo, cioè le persone si devono muovere, devono fare esperienza, poco spiegone, molto movimento, ok? Quindi le cose, queste le ho prese dal mio meetup, si fa la Kanban pizza per capire come funziona Kanban, e quindi si taglia, si incolla, ci si muove intorno ai tavoli, si attaccano post-it su una parete, quindi tutti quanti in piedi, movimento. Non si segue seduti in modalità scamorza sulla piastra, ma si sta in piedi e attivi, si scrivono post-it e si attaccano, si interagiscono con le persone che stanno intorno. Come vedete ci sta sempre qualcuno che prende la leadership, che è quello che attacca i post-it, però dietro le persone lo seguono. Esperimenti, questo è una cosa importantissima. Noi, e ci ritornerò svariate volte, non sappiamo come andrà la sessione, nel senso, facendo questi approcci esperienziali, un conto è mettere le slide, tutti quanti sentono, può andare bene o male, ma fondamentalmente non ce ne importa. Quando si tratta di fare workshop o fare, diciamo, esperienze, è un esperimento, quindi dall'esperienziale si passa all'esperimento, perché non sai il risultato dell'esperimento. Sperimentare significa fare cose strane, significa fare uscire la gente dalla zona di comfort. Cioè, immaginate delle persone project manager che gli dai carte e forbici e cartoncino e iniziano a tagliare delle fette di pizza su cartoncino con lo stick, incollare gli ingredienti, quindi uscire fuori dalla zona di comfort. Significa fare anche attività di tipo fisico, questo qua è tratto da uno dei meetup che abbiamo fatto recentemente, usare le tecniche di improvvisazione teatrale per costruire trust nel team. L'effetto di queste cose è, rispetto al talk, io inizio la presentazione, uno arriva in ritardo, si mette seduto e si è perso le prime slide, ma chi se ne frega. Quello che succede in questi casi è che entrano delle persone e vanno in modalità Vincent Vega. Che cosa? Che stanno facendo? Io ancora mi ricordo a una presentazione che abbiamo fatto, ci stavano le persone che si muovevano, è entrata una signora della mia età, quindi abbastanza anziana, è entrata e si è messa seduta davanti e si guardava intorno in Vincent Vega mode. Dove sono capitato? Dovevamo parlare dell'Agile Manifesto, probabilmente ha confuso l'Agile con il movimento fisico ed è stata agghiacciata, non l'ho più vista, non è più venuta. E mi dispiace che non sia venuta oggi. Perché fuori, questi sono reali, non sono fake. I due commenti di questo meetup di cui vi ho parlato, dell'improvvisazione teatrale, più belli è: ho imparato che fuori dalla zona di comfort c'è bella gente, cioè intorno a me c'è gente simpatica. Non l'ho mai vista prima, abbiamo fatto cose assolutamente prive di senso, ma era bellissimo, mi è piaciuto. Sperimentare significa fare cose differenti ogni volta. Io posso fare un talk e poi ve lo riproduco n volte. Se facciamo sperimentazione, io prendo, assumo quello che ho fatto e prendo solo il meglio e poi lo faccio una cosa differente, perché altrimenti sarebbe una mera ripetizione sempre della stessa storia.
Sperimentare significa fare anche la stessa cosa, ma in modo completamente differente. Ho preso la lezione, non è andata bene, la cambio, ok? La sperimentazione è un rischio, è un'assunzione di rischio, perché non sai mai come va a finire. E adesso su questo ci ritorno, perché l'esperimento è importantissimo. Alla fine della cosa, della fiera, quello che diceva prima benissimo Alfredo, è che è questo quello che ti dà la soddisfazione. Cioè, qualcuno che mette un post-it, c'è ancora speranza per il mondo. E quello che ha messo questo post-it ha fatto improvvisazione teatrale per i team, per costruire il trust nel team. Non è fake, non l'ho scritto io. Quello che mi piace come immagine, saliamo sempre alla fisica, è il modello di Bohr, assolutamente privo di senso adesso. Un nucleo e tanti elettroni. Cioè, questa è la mia immagine della community o del mio movimento. Immagino che ci sia un core di persone che vengono sempre, e poi c'è qualcuno che ruota e i vari strati energetici intorno. C'è qualcuno, qualche elettrone molto molto distante, e c'è qualcuno che si avvicina e rilascia dei messaggi all'esterno. Quelli che lasciano i messaggi all'esterno sono le persone che portano dentro, sono quelli che risucchiano altre persone perché si sono trovate bene e quindi si spingono a livelli energetici più alti, ma portano dentro delle persone che stanno, gli elettroni che stanno intorno. Qualche elettrone si perde. Quelli che portano quello che diciamo in ufficio, nell'azienda, e lo dicono a capo: ehi capo, ho scoperto che esiste un modo migliore di lavorare, esistono i team, esiste il trust, esiste il lean, kanban, agile, cose bellissime. Il capo dice: senti, ma che hai capito? Niente, però la prossima volta ci ritorno, e magari se lo porta appresso. Io questo qui è quello che voglio fare. I risultati: gli agilisti, allora, sono partito da 70 a settembre dell'anno scorso, adesso sono 363, perché uno si è tolto ieri, sono 363 adesso. Abbiamo fatto 18 meetup, compresi quelli della prima serie, e comunque ce ne sono due in canna, quindi due meetup futuri. E quello è questo che è successo: da settembre dell'anno scorso, questi sono quanti si sono iscritti sul meetup e quanti sono quelli, diciamo, semplicemente che si sono... uno è cumulativo e l'altro sono le oscillazioni di nuovi iscritti. E vedete che il tipping point sta a settembre dell'anno scorso, ottobre dell'anno scorso, quando ho iniziato a fare questi meetup. E la cosa più interessante è che, sebbene nell'informatica ci sia una sproporzione mostruosa donne e uomini, cioè 20%, manco 20% sono donne nell'informatica, nell'IT classico, e poi se si va su DevOps stiamo intorno al 5% secondo me. E all'ultimo meetup, queste sono le statistiche dell'ultimo meetup, ci sta, non dico 50-50, ma ci stiamo andando, quindi 45% sono donne. Questo, diciamo, mi dà sempre il senso di inclusione di cui stavamo parlando prima. Conclusioni. Allora, se qualcuno vi dice come aver successo con il vostro meetup, qualcuno come me, non credetevi, perché quello che vi ho mostrato è la mia storia, non è la vostra storia, quello che ho preso io, perché non c'è un one size fits all. Cioè, quello che ho preso io non è detto che funzioni con la vostra community. E qua si va sul difficile. Quanti di voi hanno già visto questa immagine? Questa qua si chiama, lo dico in italiano, Cinefin. Genevin in gallese è un modello per problem solving e divide tutto l'ambito della conoscenza in quattro macro aree: semplice, complicato, complesso, caotico e poi non ordinato, disordinato al centro. È un modello del 2000, quindi non è una cosa recente, di Dave Snover. Allora, semplici che cosa sono? Beh, sono i blog, i gruppi di LinkedIn, i gruppi Facebook, i post su Medium in cui posso commentare, quindi questa è semplice perché è un dato scontato, lo sanno fare tutti tendenzialmente tranne me. Complicato sono i gruppi di esperti, le community chiuse, perché è complicato mettersi d'accordo, di aprire un doodle per vedersi, ma fondamentalmente si parla di argomenti complicati, ma le persone che partecipano sono esperti, quindi cioè è complicato l'argomento, è complicato organizzarsi, ma tendenzialmente è ancora facile. Il gruppo aperto come il meetup sta qua, nel complesso, nel caotico, nel complesso, scusate, non nel caotico, perché quelli aperti a tutti non sai mai chi viene, non sai mai come reagiscono, non lo sai, perché può venire di tutto, può venire quello aggressivo,
per cui occorre un coc per evitare problemi, occorre fare refresh di questo messaggio all'inizio, qui ci si rispetta tutti, ma non sai mai quello che succede, quindi è, di nuovo, è un esperimento nell'esperimento. E poi i gruppi non vivono in un vacuum, nel vuoto assoluto, vivono in una realtà che li circonda, che nel nostro caso è caotica perché è Roma. Ok? Perché a Roma, quello che succede a Roma Capitale è questo. Io ho fatto due meetup di venerdì e ho beccato lo sciopero dei mezzi, perché tipicamente a Roma si fa di venerdì. Risultato, c'erano quattro partecipanti. Fatto apposta. No? Fatto apposta. Fatto apposta, sì, purtroppo. Però nell'ambiente... Meetup di venerdì. Quindi, per me, i meetup aperti, i gruppi, le community aperte, non quelle chiuse, stanno nell'ambito complesso. E secondo Dave Snowden, l'unico modo per uscirne fuori è fare il probe, fare l'esperimento, vedere se funziona, e se non funziona, cambiare. Ok? Quindi questo qua è il tempo andato, è finito. Il successo, questa è la frase, vabbè, queste sono le motivazionali, no? Il successo è andare avanti di fallimento in fallimento senza perdere l'entusiasmo. In realtà i fallimenti sono impliciti nell'esperimento, gli esperimenti possono fallire e dobbiamo accettarli. In Italia non abbiamo questa mentalità, un fallimento uguale licenziamento o qualcuno che mi giudica. C'è una... perché vi dicevo non prendete esempio di quello, da quello che vi ho detto io, ma fate i vostri esperimenti? Perché c'è un tizio che si chiama Michel Mabusin, che ha fatto un libro sull'equazione del successo, e lui dice che il risultato è una composizione di talento, quindi di bravura, e fortuna, ok? E tanto più c'hai talento, e tanto più la differenza la fa la fortuna, la componente fortuna, che noi ignoriamo sistematicamente, perché quando noi diciamo uno è talentuoso, ha fatto una community bestiale, è solo stato fortunato, è bravo, ma anche è stato fortunato. Cioè nella vita bisogna essere un po' arrivosanti, questo qui è importante, bisogna avere fortuna, e quindi quello con cui vi lascio è... io sono stato fortunato perché ho conosciuto Enzo che sta lì in fondo, che mi ha offerto l'ospitalità. Sono fortunato perché ho conosciuto Noa, che è co-organizzatrice e quindi si ripartisce con me l'onere e gli onori, a volte molto onere e pochi onori, del gruppo. E io sono Massimo Sarti, quello più vecchio da quella lavoro.